I giocatori hanno dovuto un minimo adattarsi per sfruttare anche il budget un pochino ridotto a disposizione in questa partita, però chissà, magari in futuro, anticipava Matteo, vedremo sicuramente quel Turam che uscirà stasera con Razzo, tra l'altro come playstyle, quindi una carta molto molto interessante che sicuramente ritroveremo, per me, quando arriverà il momento della regular season. E questo invece è il momento della seconda semifinale, Juventus contro Verona, Exceed o Lelito contro Gabriel Antonini. Possesso palla per la Juventus, subito recuperata dal Verona con Zola. Ancora Gianfranco Zola per Dumfries. Pulisic, ancora la connection per Zola, quella che aveva fatto tanto male al Venezia. Esce in qualche modo la Juve, recupera però The Magic Box. Pulisic e Di Natale all'indietro, non ci arriva però la difesa della Juve a coprire, si cerca Di Natale, uno contro tre, Di Natale a smorzare, ma non è che rimane ancora vivo, solo per un attimo a cancellare a Nolo in anticipo. Pulisic, Zola, cambio di lato, molto bene per Totò Di Natale, prova un altro cambio fronte, Pulisic, Dumfries, per Tijani Reinders, non è che non passa il suo alter ego con la maglia bianconera. Non lo fa passare. Poi Eto'o, non c'è posizione di offside. Allora parte il camerunese. Eto'o, Eto'o, Eto'o. Dentro! Per Totò Di Natale! Praticamente un'azione rugbistica. È corso col pallone tra i piedi. Se la ride o Lelito. 1-0 di Totò Di Natale. Eto'o, quando ha preso questo pallone, ha puntato la porta. Ha preso l'accelerazione bruciante che lo caratterizzava in carriera. Ha salutato la compagnia, poi ha visto all'interno dell'area il compagno ben posizionato per un gol facile facile, quindi parte bene Lelito e parte bene la Juventus, 1-0 in questa semifinale, la seconda semifinale della Super Cup. Un gol molto simile come meccanico, non come tipo di gol, a quello che aveva subito Lelito, perché Antonini forse era convinto fosse in fuorigioco e tu quando ha ricevuto il pallone lo ha lasciato scappare nell'uno contro uno, poi troppo facile per Di Natale segnare a porta sguarnita. La Juventus, che era passata in svantaggio contro l'Udinese, va sull'1-0 contro il Verona, che ora attacca con Zola, non passa però il pallone dell'attaccante italiano Maicon Mann. Ancora da Maicon, la alza per Dennis Mann. Pallone che non riesce a passare, Zidane, ottimo anticipo, c'è la Nolu Amsic. Reinders per Di Natale, scatto di Rafa Leao, Di Natale lo ignora e va dall'altra parte. Ancora Di Natale, dentro per Samuel Eto'o, Eto'o passa, Samuel Eto'o, incredibile, sbaglia un gol già fatto. E qua sembrava già pronto, Sabi, mi sembravi già pronto a commentare un gol, un gran gol tra l'altro di Eto'o, perché sarà liberato benissimo nell'area avversaria del suo diretto marcatore. E poi forse anche Lelito l'ha ritenuto troppo facile quel gol, però sono un po' i pericoli, lo dicevamo prima quando stavamo guardando le partite, di questo nuovo tipologia di tiro che c'è nelle modalità competitive. L'anno scorso questo sarebbe stato gol al 99,9%, qua invece una situazione che non abbiamo capito bene cosa cercasse di fare Gabriele Antonini. Leggermente indeciso tra la conclusione a giro e poi il passaggio all'interno dell'area di rigore, è uscito qualcosa a metà. Pallone regalato e restituito alla Juventus, che ha avuto una grande occasione con Samuel Eto'o per andare sul 2-0. Ora in posizione di offside Rafa Leao. Bremer. Reinders, attenzione allo scatto a destra. Reinders non riesce a servire il compagno, che nel frattempo è andato in fuorigioco. Pulisic. 1-2, ancora Pulisic per Zola, ancora Pulisic, Zidane per il capitano degli Stati Uniti d'America, Pulisic, Zidane, Reinders, ancora Pulisic, qui sbaglia il passaggio, allora la Juventus che può ripartire veloce, Mann sullo scatto di Samuel Eto'o, buongiorno, questa volta non lo fa scappare, sbaglia però il passaggio sulla tre quarti difensiva, ha alzato il pallone per Di Natale, con calma,
Esce Van der Sar a chiudere la Saracinese. Primi 30 minuti in cui Olleridos è un po' travestito da Gabriel Antonini della partita precedente, in cui sta facendo un pochino sfogare il suo avversario per poi ripartire in contropiede con queste verticalizzazioni veloci. Hai visto anche qua come ha cercato subito la palla dentro per Di Natale, col Verona che invece sta provando a costruire ma sta facendo un pochino di fatica ad arrivare poi sulla tre quarti perché si sta difendendo in maniera molto ordinata la Juventus. Zidane non passa, Bremer in anticipo, pallone ancora a disposizione del Verona. Pulisic all'indietro, Zidane vede la porta, Van der Sar la tiene lì. Maicon, Amsic, per Eto'o, attenzione al movimento di Natale. Eto'o lo sfrutta e va da Dennis Mann a destra. Amsic dentro per Tijani Reinders. Era in fuorigioco Leao, allora si è cercato Di Natale. Pallone un po' troppo esoso dall'altra parte. Ci si prova verso Zola, ma è alzata la bandierina del primo assistente dell'arbitro. Allora Bremer con il calcio di punizione. Reinders per Theo Hernandez. Leao arriva prima, Leao, due uomini dentro l'area di rigore. Eto'o! Lo chiude Gleison Bremer. E tu però assoluto protagonista, Sabino, di questa prima frazione di gioco, davvero il pericolo numero uno per la difesa del Verona, che qua si salva ed esce da una situazione che si poteva rivelare potenzialmente molto pericolosa. Però non riesce ad accelerare dopo quel pallone che era passato di Bremer. Ora Zidane, da metronomo del centrocampo, si è abbassato molto. Zizou, non è che passa verso Zola. Dumfries, ottimo il lavoro da parte di Tijani Reinders. E poi tanto spazio per Di Natale che lo sfrutta, è una prateria davanti a sé. Movimento di Leao, cercato e trovato. Dentro c'è Eto'o sul secondo palo. Leao cincischia un po' troppo, un po' come fa anche a San Siro molto spesso. Rafa Leao perde il pallone. Allora Zola dall'altra parte per Pulisic. Movimento di Zola, Pulisic invece va verso Tijani Reinders. Pulisic dentro per Zola. È tutto regolare, Zola va a segnare, anzi no. Qua poteva essere forse la prima occasione potenziale concessa dalla Juventus in questa prima frazione. Zola è partito un attimo in anticipo, attenzione adesso però a Leao. Leao dentro l'area di rigore, Rafa Leao. Leao! Ma dove è passato quel pallone? Un mago! Il portoghese regala il primo pastéis de nata della partita, 2-0. E qui la messa dove il portiere forse poteva fare un pochino meglio in questi casi, perché se l'ha proprio subito sul primo palo dal potenziale 1-1 fermato per pochi millimetri in fuorigioco Gianfranco Zola. Si va dall'altra parte e Leao non perdona. 2-0, l'abbiamo detto, si è un pochino trasformato da quello che ha fatto Gabriel Antonini nella partita precedente. Molto cinico, ha lasciato sfogare il suo avversario per poi punirlo in contropiede. Matteo, per ora tutto bene per la Juventus in questi primi 45 minuti. Sì, molto bene Olleridos in questo primo tempo, ha difeso tanto bene. Gabri è rimasto sempre abbastanza imbrigliato, no? In quella che era la sua difesa alta senza riuscire a punirlo. E poi soprattutto su questo secondo tiro si è inventato davvero un angolo. Quella Zola lì è una Zola che si riesce a prendere soprattutto col precision shoot, però non mi sembra abbia preso timed, quindi è stato proprio super bravo a prendere la direzione corretta per calciare in porta. Direi un 2-0 che ci sta. Sì, un 2-0 che sicuramente condanna a fare una partita diversa adesso a Gabriel Antonini e al suo Verona, a cercare di trovare soluzioni anche più veloci a volte, magari cercare di non attaccare la difesa schierata, prendersi anche qualche rischio in più. Seguiamo subito questa prima azione offensiva con Reinders, che dopo aver vinto il primo rimpallo serve Di Natale al limite dell'area, la mezzaluna, non riesce ad andare a calciare. Juve sopra 2-0 dopo un primo tempo definito cinico dal Doc. Eto'o, ancora Eto'o, dentro l'area, Van der Sar nonostante il timed si allunga e chiude la porta. Eto'o sì, vero protagonista, ma siamo già al secondo gol che si è mangiato. Sì, Eto'o probabilmente meglio per ora in versione assist man, facilitatore di gioco piuttosto che finalizzatore. Qui però molto bravo comunque Gabriel Antonini con Van der Sar. Nell'occasione precedente invece sì, tanti demeriti per Samuel Eto'o. Continua quindi la sfida tra il portiere e il camerunense, vediamo se ci sarà un terzo atto della sfida tra i due. Zola sbaglia questo passaggio con il mancino,
La Juventus che può ricucire il gioco con Theo e Leao. Solita catena di sinistra cavalcata, gli dà una mano Di Natale. Grave errore di Di Natale perché spalanca la porta a Zola. Invece non passa, il pallone diretto a Totò Di Natale ma con la maglia del Verona. Dumfries recupera, bravo Theo Hernandez. Allora attenzione perché Theo può partire, largo sulla sinistra, movimento nell'area di rigore. Theo Hernandez lo sfrutta tutto, player lock dentro, buongiorno. Prima regala il pallone, poi vado a Van der Sar, rischia il Verona. Tanto spazio però per Theo Hernandez, qui non sfruttato bene da Ollelito. Sì, qui non sfruttato bene, però è stato anche bravo Gabriele Antonini a dividersi con i difensori centrali, con quello più vicino al pallone che riusciva a marcare contemporaneamente, comunque a dare fastidio sia a Theo Hernandez che al ricevitore sul primo palo, ma anche molto bravo ad allargarsi col secondo centrale per evitare un pericolosissimo cross per Samuel Eto'o, perché sappiamo che i cross che vanno sul secondo palo fanno sempre male. Attenzione qui, Zola che prova a far male dentro l'area di rigore, Gleison Bremer lo mette giù, l'arbitro non ha dubbi, calcio di rigore che può riaprire il match. È proprio Zola dagli 11 metri, parte Zola, centrale preciso, perfetto, 2-1 Verona, e in questo caso la dura legge del gol dà un'azione potenziale per il 3-0 al 2-1 del Verona. Questo era proprio quello che serviva a Gabriele Antonini, quell'occasione che ti rimette in partita, qui molto bravo a mettere il pallone dentro l'area di rigore, poi Zola subisce il fallo, subisce l'irruenza di Bremer e poi rigore centrale. Facile facile con Van der Sar che battezza un angolo, Zola che si era procurato il rigore va anche a trasformarlo, e quindi partita riaperta. Era proprio, dicevo Sabi, quello che gli serviva. Non aveva creato ancora tantissimo, però a volte ti serve quell'occasione per cambiare la direzione del match, per cambiare un pochino lo spartito della partita. Vediamo adesso come reagirà Ollelito, mancano 30 minuti, tantissimo per un match di FC. Minuto numero 64 in corso, la Juventus che aveva fino ad ora meritato il doppio vantaggio si è vista recuperare almeno il primo gol dal Verona, che ora può ricominciare da Edwin van der Sar, Bremer e poi Theo. Dumfries, ancora l'olandese a cercare Theo Hernandez, Bremer dentro, ottimo per Zola, apre Di Natale, Juve che ora è in controllo con Dennis Mann, Eto'o viene incontro, poi Di Natale, Mann che è andato a correre su quella fascia, restituisce il favore e torna da Maicon. Di Natale non passa, il pallone di Totò. Amsic scucchiaia verso Eto'o, anticipo di Buongiorno che poi sbaglia tutto. In qualche modo rimedia il Verona. Van der Sar contro Eto'o, va da Theo. Però adesso sembra cambiata comunque la partita, Sabino. La Juventus che sta avendo un po' di difficoltà a costruire l'azione di gioco, e un Verona molto più determinato in questi ultimi 20 minuti. Alza il pallone, qui Zola non trova nessuno, Lucio. Questo è il momento dove si decidono spesso le partite. Siamo nell'ultimo quarto d'ora di gioco, Theo Hernandez. Zola per Zidane, orizzontale Di Natale verso la porta, poi altruista ad aspettare il proprio compagno di squadra Lucio due volte insieme a Marek Hamsik. Eto'o deve respirare col pallone tra i piedi, la Juve va a cercare ancora questo tocco sotto, Çalhanoğlu, Di Natale, pallone per Zola, gran sterzata ma Bremer in anticipo, Van der Sar sull'attacco del Verona, la Juventus soffre ma rimane in piedi. Eto'o prova lo scatto contro i due centrali del Verona, ancora Eto'o, non va verso il secondo palo, cerca la conclusione, respinta da Van der Sar, poi il cross dentro, Lucio che aveva fatto tanto male ai quarti di finale, questa volta non c'entra la porta. Qui ha provato finalmente a distendersi la Juventus, che negli ultimi minuti sembrava un pochino vittima del solito attacco sterile, cercando quel pallone alle spalle della difesa, che però stava leggendo molto bene Gabriele Antonini, che spesso forse ha avuto un filo di fretta, no Matteo, sulla tre quarti, magari a volte ha preso la decisione più complicata invece che cercare la porta. Sì, presa anche un po' dalla frenesia di dover recuperare la partita, anche ora si era un po' intestardito, no, su quel batti ribatti, continuava a cercare il drive and pass sulla punta nonostante ci fosse il difensore avanti,
c'è questa pausa che incombe su questa partita, 5 minuti alla fine. Occhio. E attenzione perché Dennis Mann incombe col mantello dell'invisibilità alle spalle della difesa avversaria, fa 3-1, se la ride Olelito che beve una bevanda al gusto di vittoria. Attenzione qui all'85esimo, tra l'altro Sabino, stesso minuto del suo match precedente contro l'Udinese, dopo un momento di difficoltà in cui comunque Gabriele Antonini sembrava poter trovare una potenziale occasione per impattare la partita, ecco che, come dici te, Olelito va a pescare Dennis Mann alle spalle della difesa che batte in uscita Van der Sar, quindi 3-1. Adesso serve il forcing disperato per il Verona, ma non sarà sicuramente facile, 2 gol in 5 minuti a un player come Olelito è difficile farli. E quella pausa che dicevi prima, Matteo, ha un sapore completamente diverso per Olelito, perché non calma gli animi di un Verona vicinissimo al 2-2, ma raffredda totalmente Gabriele Antonini. Sì, adesso Olelito è proprio un chill guy, perché deve solamente condurre questi ultimi 3 minuti di partita. Dalla parte sua ha fatto veramente un gran match e sono stracurioso di vedere la finale col Monza. Verona che però ancora non ci sta, 5 minuti virtuali per riaprire il match. Zidane ha ricevuto da Marek Hamsik, si libera e riceve, Zola la alza bene, ancora in partita Reinders per Zola, chiude Gleison Bremer. Theo Hernandez per Kvyat Kvaratskhelia, passa il pallone del georgiano, Di Natale per Theo Hernandez, ancora pallone delizioso per Kvaratskhelia, non si alza la bandierina, Kvaratskhelia per andarla a chiudere, Kvaratskhelia dentro, Luis Figo, incredibile, la parata di Van der Sar su passo doble. E qui una grande risposta da parte di Van der Sar che neutralizza il gol del 4-1. Finale tra Juventus e Monza, finali tra le squadre che hanno già vinto una ai Super Cup, quindi non cambia il vincitore, rimarrà sempre questione tra queste due squadre. Gran partita però qui da Olelito, molto bravo a sfruttare le occasioni concesse da Gabriele Antonini e quindi a strappare il pass per una finale che si preannuncia avvincente, anche perché dovrebbe giocarsi al meglio dei 9 minuti.